travestirsi a carnevale va ancora di moda? Lo abbiamo chiesto ai giovani ravennati. Anche quest'anno carnevale, voi lo festeggiate oppure no? A parte che non si sa se viene festeggiato qua a Ravenna, perché non c'è scritto niente da nessuna parte. Però sì, lo festeggeremo. Sì, vado al BBK, sabato 9. No, quest'anno no. Cosa farai? Starei in casa? No, vado... faccio qualcosa con gli amici. Vado a ballare o qui in centro a Ravenna? Il 12, penso, sì, dovremmo andare a San Simone Giuda a fare una festa di carnevale con tutti quelli del classico. E poi il 9? Il 9 è un'altra festa, sempre sì. Però privata, questa al BBK a Marina di Ravenna. C'è il BB King, quindi credo che mi travestirò lì. Ad andare a ballare. Al BB, sì, come tutti gli altri. E quest'anno ti mascheri oppure vai così senza niente? Ma è probabile che mi mascherò, ancora non lo so, però mi mascherò. No, è un po' da stupidi, dai. Quindi no, quest'anno no. Se ti mascheri, cosa ti piacerebbe, da cosa ti piacerebbe vestirti? Ma Zorro, Batman o Superman, non lo so, adesso vedo. Faccio coppia con un mio amico che lui si veste da truzzo e mi veste da fighettino. E come mai proprio questo abbinamento? No, non sapevo come vestirmi e poi non l'ho mai fatto, non mi sono mai travestito, dai, lo faccio adesso. Ah, 18 anni. Boh, io avevo pensato tipo una cosa anni 60 oppure tipo un'indianina, una roba del genere. Da Pikachu. Come mai proprio da Pikachu? Perché mi piacciono i Pokémon. Mi vesto da Batman io. Sono in giro col mantello, il primo che sgarra c'è Batman, assicurato, non c'è problema, gli mando due pipistrelli, c'ho la Batmobile qua dietro che devo fare gas, mi è scoppiato un pneumatico, però succede dai, anche a Batman succede. Da Befana. Come mai proprio la Befana? Perché l'ho fatto altre volte e mi sono divertito e l'ho voluto... riproporre ancora. E invece gli anni scorsi ti sei mai travestito? Sì, ma non ha portato buoni risultati, quindi quest'anno no, dai. E avevi un personaggio solito oppure cambiavi tutti gli anni? No, cambiavo. L'anno scorso Superman. E come mai proprio da Batman? Perché cioè, Batman è un idolo, ci sono cresciuto fin da piccolo. Spider-Man è diventato gay, allora ha detto che Batman secondo me era il migliore. Christian Vernocchi per Ravenna Web TV.